la scrittura e leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 24, dal versetto 24. Leggiamo: dopo alcuni giorni, Felice, venuto con sua moglie Drusilla, che era ebrea, mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Siccome Paolo parlava di giustizia, di temperanza e di giudizio futuro, Felice si spaventò e replicò: «Per ora va, e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare». Egli sperava allo stesso tempo che Paolo gli avrebbe dato del denaro. Per questo lo mandava spesso a chiamare e conversava con lui. Trascorsi 2 anni, Felice ebbe per successore Porcio Festo, e Felice, volendo guadagnare il favore dei giudei, lasciò Paolo in prigione. È un passo che ci presenta un po' quella che fu la sorte della vita dell'apostolo Paolo. Ingiustamente egli venne recluso, venne messo in prigione e venne, come abbiamo letto, in più occasioni chiamato, convocato. In una occasione in particolare gli venne detto: per ora va, e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare. Notate come veniva trattato quest'uomo, non più giovanissimo, l'apostolo Paolo. Per ora va, quando ne avrò l'opportunità, come a dire: non mi importa delle tue esigenze, non mi importa delle tue necessità, se ne ho l'opportunità, se ne ho l'occasione, ti manderò a chiamare, altrimenti rimarrai in prigione. Ed è detto anche: egli sperava allo stesso tempo che Paolo gli avrebbe dato del denaro. Per questo lo mandava spesso a chiamare, conversava con lui. Ma siccome Paolo non gli dava nessun denaro, rimaneva in prigione. Trascorsi 2 anni. Si legge in un attimo questa frase. Ma pensate, dopo questo trascorsero altri 2 anni. Perché Dio non interveniva per l'apostolo Paolo? Perché il Signore non metteva in libertà quest'uomo, lui che è l'Onnipotente, lui che sapeva che l'apostolo poteva servirlo, lui che lo aveva chiamato al servizio? Perché non interveniva così come aveva fatto per Pietro, così come aveva fatto per i suoi servitori, per dargli la possibilità di diffondere ancora l'Evangelo? Se l'apostolo Paolo fosse uscito di prigione in quel periodo, sicuramente si sarebbe dato da fare per diffondere l'Evangelo, per servire il Signore, per essere di edificazione per i credenti. Eppure continuava a rimanere in prigione. Passavano i giorni, passavano le settimane, passavano i mesi, passavano gli anni, ma quest'uomo, questo servo di Dio, rimaneva in prigione. Perché? Fratelli, sorelle, non è un po' la stessa considerazione che possiamo fare noi quando ci troviamo, non in prigione, in una prova, in una malattia, in una situazione difficile, in un problema, e questo va avanti, continua. Sembra quasi che Dio ci abbia dimenticato, sembra quasi che le circostanze abbiano la meglio, sembra quasi che i nemici abbiano riportato la vittoria e noi rimaniamo lì, in quella condizione, al di là della sofferenza che ci può essere, del dolore che ci può essere, delle umiliazioni che possiamo provare. Non abbiamo la libertà di servire Dio, non abbiamo la libertà di essere strumenti nelle mani del Signore. Perché? Perché?
Veramente non ho tante risposte a questa domanda. Perché il Signore permise che l'Apostolo Paolo rimanesse altri 2 anni in prigione? Non sarebbe stato per il Signore facile intervenire compiendo un miracolo? Non sarebbe stato per Paolo facile pagare qualcosa, dare qualcosa, una bustarella come si dice oggi? Perché questo è quello che lui poteva fare per avere immediatamente la libertà, lo abbiamo letto. Eppure Paolo rimase lì, fermo, a onorare Dio, senza scendere a compromessi, rimettendosi totalmente nelle mani del Signore. L'Apostolo non cercò di uscire con i suoi mezzi, ne avrebbe avuto la possibilità. Ne avrebbe avuto la possibilità. Perché? Perché l'Apostolo Paolo si fidava del Signore. È qui il segreto, fratelli e sorelle. Il problema non è trovarci in prigione, mi capite se uso questo termine, la tua prigione si può chiamare in maniera diversa, ma è sempre un luogo dove soffri, dove le cose non cambiano, dove non vedi via d'uscita. Perché continuare a rimanere in prigione? Cosa devi fare se continui a rimanere in prigione e il Signore non interviene? E pur avendo la possibilità, tu non agisci secondo i mezzi umani perché vuoi onorare Dio, non vuoi scendere a compromessi. Cosa ci dà la forza di rimanere in prigione e non scendere a compromessi? Anche se la libertà potrebbe voler dire servire di più e meglio il Signore, diffondere l'Evangelo, la fiducia nel Signore. E vorrei considerare 5 aspetti della fiducia che il credente ha nel Signore. Perché il credente ha fiducia nel Signore? E quando il credente, come l'Apostolo Paolo, continua ad avere fiducia in Dio? Notate queste parole, le ripeto, le leggo ancora. Trascorsi 2 anni. Per ora va, quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare. Trascorsi 2 anni. Una versione dice che Felice, chiamato Paolo, disse: per ora va, domani ti sentirò ancora. Come a dire, domani forse esci, domani forse cambiano le cose, domani vediamo il da farsi. Trascorsi 2 anni. Fratelli, 2 anni in quella condizione devono essere stati lunghi per l'Apostolo Paolo. E dicevo, perché l'Apostolo Paolo si fidava nel Signore? Innanzitutto perché sapeva che il Signore è il sovrano. La sovranità di Dio ci fa avere fiducia in Lui anche quando trascorrono gli anni e nulla cambia. Fratelli, sorelle, Dio regna. Le cose, la tua vita, la mia vita, il tuo tempo, il mio tempo, non è nelle mani degli uomini. Che tristezza coloro che pensano che la loro vita sia nelle mani degli uomini. Che tristezza per coloro che pensano che la loro vita dipenda dalle circostanze, dipende dagli eventi. La nostra vita non dipende dagli altri, dal bene o dal male che vogliono farci. La nostra vita non dipende dalle circostanze, per quanto difficili possano essere. Se tu hai creduto in Gesù, se tu gli hai arreso la tua vita e hai fiducia in Lui, sei certo che il Signore regna. È Dio che regna, è Dio seduto sul suo trono, e la mia vita è nelle mani di colui che è sul trono. Che certezza!
L'apostolo Paolo non era nelle mani di Felice, l'apostolo Paolo non era nelle mani di Festo, l'apostolo Paolo era nelle mani di Dio. Ecco perché era sereno, ecco perché non scese a compromessi. Non c'è mica bisogno di pagare per uscire. Se Dio vuole, io uscirò. Se Dio non vuole, qui rimarrò e qui lo onorerò. È vero, l'apostolo Paolo ha perso tante opportunità in quei 2 anni di annunciare l'Evangelo, ma Dio lo ha preparato per un viaggio. Il suo 4º viaggio missionario alla volta di Roma. Immaginate, in quelle 24 ore al giorno, perché l'apostolo Paolo non era una persona che dormiva molto, non era una persona pigra, non era una persona oziosa. Immaginate in quelle 24 ore quanto tempo ha dedicato alla preghiera. Quanto tempo! Perché Dio è il sovrano. La sua vita era nelle mani del Signore. Un po' come Anania, Azzaria e Mishael. Sappi, o re, che noi non ci piegheremo davanti alla statua che tu hai fatto erigere, perché l'Iddio che noi serviamo è potente da liberarci. Se no, noi non ci piegheremo. Sappi che noi non ci piegheremo. L'apostolo Paolo, possono trascorrere 2 anni, 5 anni, 10 anni, ma io rimango qua perché Dio è sovrano. È scritto: io, il Signore, l'Eterno, affretterò le cose a suo tempo. La sovranità di Dio, ma sapete anche che cosa dava fiducia all'apostolo Paolo? La presenza del Signore. Dicevo, che brutto essere in prigione. Immaginate le privazioni di quest'uomo. Immaginate le umiliazioni di quest'uomo. Che cosa dava forza all'apostolo Paolo? Che cosa incoraggiava quest'uomo a rimanere fermo e fedele al Signore? Che cosa incoraggiava l'apostolo Paolo a non fare nulla da un punto di vista umano se non aspettare l'intervento di Dio? La presenza del Signore con lui. In un'altra occasione, in un altro luogo, rimase solo in un processo e disse, scrivendo la sua missiva a Timoteo: tutti mi hanno abbandonato, nessuno è stato con me nella mia prima difesa, non sia loro imputato, il Signore però è stato con me. Il Signore però è stato con me. Ti basta la presenza del Signore anche se trascorrono i 2 anni? Ti bastano? L'apostolo Paolo, capitemi se uso questa espressione, sapeva farsi bastare la grazia di Dio. Perché la grazia di Dio basta sempre, fratelli e sorelle. La sovranità di Dio, la presenza di Dio e la consolazione di Dio. Egli trovava consolazione nel Signore. Quanti momenti di sconforto, quanti momenti di scoraggiamento, quanti momenti difficili. Eppure il Signore continuava a consolare l'apostolo Paolo. Quando noi leggiamo le epistole scritte da quest'uomo, rimaniamo meravigliati per la profondità, per la bellezza, per come egli stesso ha scritto, come Cristo viene ritratto al vivo. L'apostolo Paolo, nei suoi scritti, riusciva, per ispirazione dello Spirito Santo, a ritrarre Cristo al vivo. Ma perché? Perché per lui il vivere era Cristo. E dove aveva imparato a vivere per Cristo? Come aveva imparato a vivere per Cristo? Credo che anche in quei 2 anni sono stati 2 anni di grandi esperienze spirituali che non ha neanche forse osato raccontare. In una circostanza ha raccontato un'esperienza, vi ricordate? Non lo voleva neanche fare. Conosco un uomo, usa addirittura questa espressione,
se con lo spirito, senza spirito, non lo so, Dio lo sa, è stato rapito al terzo cielo e ha udito parole ineffabili. Che esperienza! Chissà, forse in quei 2 anni ha fatto quell'esperienza, non lo sappiamo. Quante altre esperienze ha fatto? Perché l'Apostolo Paolo quelle sue esperienze così particolari non le raccontava, le teneva per sé. Dio ha consolato quell'uomo. Voglio farvi una domanda, so già la risposta. Dio avrebbe consolato, aiutato, incoraggiato l'Apostolo Paolo se lui avesse pagato per uscire da quel luogo? Qualcuno potrebbe dire, beh, ma se lui avesse pagato sarebbe stato messo in libertà prima e avrebbe avuto più opportunità di servire il Signore, di diffondere l'Evangelo. Ma non è questo il punto. Il punto è, qual era la volontà di Dio? Fratelli, noi non dobbiamo ricercare ciò che ci piace, ciò che è giusto, ciò che secondo noi è migliore. Perché da un punto di vista umano, secondo le sofferenze di quell'uomo, forse anche per il bene dell'opera di Dio, per la diffusione dell'Evangelo, era buono uscire da prigione. In questo caso si può dire i mezzi e il fine giustifica i mezzi. Ma non era così per quest'uomo. Per lui quello che aveva valore era la volontà di Dio. Fratelli e sorelle, viviamo facendo la volontà di Dio. Non cercando soluzioni migliori, le soluzioni, situazioni migliori, la soluzione, la scappatoia, la via d'uscita, il cambiamento, la meno sofferenza, il meno dolore, la migliore opportunità. Fratelli, no, la volontà di Dio. Sempre l'Apostolo Paolo diceva, affinché conosciate per esperienza, e lui lo conosceva per esperienza la volontà di Dio, perché non cercava di cambiarla, quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà. La sovranità di Dio, la presenza di Dio, la consolazione di Dio e il sostegno di Dio. L'Apostolo Paolo era sostenuto dal Signore. Era sostenuto dalla grazia di Dio, era sostenuto dalla potenza dello Spirito Santo, era sostenuto dalla parola di Dio. Soltanto il Signore ti può sostenere nei momenti più difficili, ti può aiutare nei momenti più dolorosi, se tu hai fiducia in Lui, se tu aspetti il Signore. Altre volte ho detto una frase che quando mi dicevano da ragazzo mi mandava in crisi e non la capivo sinceramente. Quando mi trovavo in una situazione difficile, quando magari chiedevo un consiglio a fratelli più maturi, più grandi, chiedevo cosa fare, molte volte mi davano la stessa risposta, cominciando dal pastore, agli anziani e a tutti i fratelli. Aspetta il Signore. Sai, mi trovo, aspetta il Signore, e sinceramente non capivo, e non capivo perché non mi stava bene questa affermazione, non mi stava stretta. Ti sta stretta l'affermazione aspetta il Signore? Vuoi risolvere tu? Vuoi cambiare tu? Sei irrequieto, a volte vedo persone così irrequiete che appena gli pestate il callo, zac, scattano, sono delle molle, vuol dire che c'è dentro il colpo in canna. Calmo, aspetta il Signore. Ma c'è una situazione, aspetta il Signore. Fratelli, io mi permetto di dire con piena convinzione che il Signore sa sempre quello che deve fare, come lo deve fare e quando lo deve fare. E se facciamo noi, attenzione, facciamo danni. E se facciamo danni alla nostra vita, poco importa, ma attenzione a non fare danni all'opera di Dio. Fratello, bisogna intervenire, bisogna fare questo, bisogna agire in questo. Calmo, aspetta il Signore. Devi fare. No, io non voglio fare. È il Signore che fa. Lascia fare a Lui, lascia che sia Lui a intervenire. Fidati del Signore. Perché sapete, se facciamo noi, qualche volta possiamo fare la cosa giusta,
ma qualche altra volta possiamo fare pure la cosa sbagliata. Quando facciamo fare al Signore, fa sempre la cosa giusta. Ricordo una volta, erano le 5 di mattina, mi trovavo in automobile col fratello Carmine Di Biase, stavamo andando all'aeroporto, gli ho chiesto un consiglio. Ho detto: fratello, dopo 70 anni di ministero, quando nella comunità, nell'opera di Dio ci sono dei problemi, come li affronti? E lui mi ha risposto: posso dividere la mia vita in 3 fasi. All'inizio del mio ministero, i primi anni, la seconda fase, a metà del mio ministero, è quella che ora è l'ultima fase del mio ministero. E ho 3 modi diversi di affrontare i problemi. Quali sono? E mi ha risposto: all'inizio cercavo sempre di intervenire io, fare io, risolvere io, parlare io, muovermi io. Poi, nella seconda fase, cercavo di fare, ma lasciavo fare un po' al Signore. Adesso non faccio più niente, fa tutto Lui. Fa tutto Lui. Credo che ci sia crescita, ci sia progresso. Sai, fratello, dobbiamo risolvere. Aspetta, lascia fare al Signore. Perché se noi... ricordatevi una cosa, fratelli, la fine di Uzza quando ha messo la mano sull'arca. Non credo che quell'uomo fosse mosso da cattivi sentimenti, da voglia di protagonismo, di mettersi in mostra, voleva semplicemente impedire all'arca di cadere. Ma poteva mai cadere l'arca? Quando l'arca venne presa dai Filistei e riportata ai Filistei, sapete da chi venne portata? Sopra un carro portato, trainato da vacche che allattavano. Che significa? Andate a studiarlo e scoprirete qualcosa di molto interessante. Molto interessante. Eppure l'arca non cadde. Fratelli, l'opera di Dio non cade. L'opera di Dio non ha bisogno del nostro sostegno, non ha bisogno del nostro aiuto. Dio le cose le sa fare bene, perdonatemi, e le sa fare da solo. Non ha bisogno di noi. Lascia fare. L'Apostolo Paolo diceva: se Dio vuole che io muoia in carcere, sia fatta la sua volontà. Però i conti non tornano. Perché Dio mi è apparso e mi ha detto che io devo rendere testimonianza anche a Roma. Qui sono a Cesarea, non è Roma. Quindi qualcosa succederà. Infatti, poi, proprio in seguito a questo, leggete il capitolo 25 a casa e scoprirete che l'Apostolo Paolo venne condotto a Roma. Poi si presentò Festo davanti a lui e l'Apostolo Paolo disse: io mi appello all'imperatore. Ti sei appellato all'imperatore, vai a Roma. A spese dell'impero, a predicare l'Evangelo anche in quella città. Vedete? Cosa sarebbe successo se l'Apostolo Paolo in quei 2 anni fosse stato messo in libertà? Cosa sarebbe successo? Forse sarebbe rimasto lì a predicare l'Evangelo, perché sapete, l'Apostolo Paolo non poteva permettersi il viaggio per andare a Roma. Allora il Signore ha detto: tu intanto stai lì, io ti preparo. Preparo anche il viaggio per andare a Roma, te lo faccio io a spese mie, non ti preoccupare, a spese dell'impero. Andrai lì, farei anche un'esperienza sull'isola di Malta, lì potrei predicare l'Evangelo, perché lì ci sono delle persone che mi vogliono conoscere, arriverai anche lì ad annunciare l'Evangelo. Fidati di me, perché l'Apostolo poteva dire: per me il vivere è Cristo. E infine, l'opera di Dio. L'Apostolo Paolo aveva una certezza. Egli, per ispirazione dello Spirito Santo, proprio da una prigione, scrisse: colui che ha iniziato in voi un'opera buona la porterà a compimento. Sapeva che Dio aveva iniziato un'opera nella sua vita e attraverso la sua vita. E aveva la certezza che Dio l'avrebbe portata avanti. Fratelli e sorelle, il cammino della fede non consiste nell'iniziare
fidandoci del Signore nel proseguire facendo affidamento sulle nostre forze. Iniziamo, proseguiamo e terminiamo dipendendo sempre e soltanto e in ogni cosa dal Signore. Trascorsi 2 anni. Non credo che siano stati anni lunghi per l'Apostolo Paolo, anche se da un punto di vista umano lo era. Lo era un lungo periodo, perché lui si fidava del Signore. E chissà, nelle sue preghiere diceva: Signore, la mia vita è nelle tue mani, fai di me quello che vuoi. Se oggi vuoi che sto ancora qui, sia fatta la tua volontà. A te la lode, la gloria e l'onore. Questa è la vita di un credente che si fida del Signore. Ti fidi del Signore? Vogliamo alzarci in piedi, rivolgiamoci a Lui.